È passata una settimana dal nostro incontro, ma cosa è cambiato nel frattempo? Niente, a distanza di una settimana e passa, sono stato avvicinato da tre persone del comune che ci hanno promesso che verrebbero incontro al nostro problema di avere un tetto e un lavoro. Quindi diciamo si apre una porta. Sì, esattamente. Con lo spiraglio, perché non è che siamo certi. Hanno preso i nominativi dei nostri fratelli, hanno voluto sapere le generalità dei nostri genitori che non ci sono più, e promesso di fare al più presto qualcosa per noi, però Siamo ancora allo punto stesso punto, interrogativo, siamo sempre qui. davanti ai cassonetti dell'immondizia, zanzare, un po' di tutto, diciamo. È invivibile proprio. Speriamo che ci venga incontro veramente con i fatti, non parole. E poi vogliamo un tetto nostro. Nostro. Non con altre Senza persone, coabitazione, però. avere la nostra indipendenza finalmente. Lei è anche invalido a quanto? Il 46% nel 2008, ora si è aggravata un po' la situazione per le ossa, eccetera, eccetera, e aspetto la risposta dell'INPS perché devo fare la seconda visita collegiale, quindi saprò dopo. Lei pure. È un'aspettativa della sua invalidità, perché da più di 20 anni che soffre di queste crisi depressive croniche proprio, attacchi di panico, eccetera, eccetera. Labirintite acuta, vertigini, a volte scatti di nervi, perché trovarsi qua non è tanto facile. Quindi ha peggiorato di più il suo stato di salute proprio. E quindi cerchiamo aiuto, aiuto e aiuto. Ho bisogno di farmaci. Sì, perché andiamo avanti con farmaci, lei con ansiolitici e io che non posso permettermi, ho sospeso la mia cura, diciamo.